L'umanità avanza grazie alle tante persone che, che si impegnano quotidianamente, che si mettono al servizio degli altri. In, in queste settimane tanti giovani hanno scritto alla comunità eh, di Tese, hanno espresso le loro perplessità, le loro, eh, anche i loro dubbi rispetto alle, alle tante incertezze che abitano il, il tempo, il nostro tempo, alle tante preoccupazioni che sappiamo eh, accresciute anche eh, dalla pandemia, dalla pandemia che ha messo in evidenza le, le fragilità, le fragilità che accompagnano la nostra società. Eh, sono tante le domande, ne leggo alcune. Eh, quale speranza ci guiderà? Quali supporti saranno affidabili quando tutto è così instabile? E ancora, per quale scopo vale la pena vivere? Sono domande eh, forti, sono domande che arrivano dai giovani, ma sono domande che attraversano tutti i continenti, attraversano tutte le persone che hanno avuto modo di incontrare l'esperienza di Tese. In questi anni speriamo di avervi dato anche un piccolo assaggio attraverso questo, questo video. Tra le tante incertezze ci sono anche però delle risposte di senso, resistiamo al disincanto, prestiamo attenzione ai segni di speranza. È proprio questo il punto dal quale partiamo per la prima domanda. Come fare, frero Alois, oggi a essere attenti ai segni di speranza? Sì. Ce n'est pas facile de parler de signes d'espérance dans notre temps d'épreuve. Nous voyons partout qu'il y a maintenant un certain épuisement. Il y a beaucoup de gens qui sont au bout de leur force dans cette épreuve de la pandémie. Vediamo un po que c'est un certain sentiment de sfinimento. Si ha la fine delle proprie forze in tanti giovani in questo tempo di epidemia. Poi c'è una precarietà che si stabilisce in noi, che è proprio quella della povertà. Vediamo anche moltissima generosità e tante azioni di aiuto reciproco. Et cela, c'est un vrai signe d'espérance que nous devons reconnaître et mettre en lumière. Un autre signe d'espérance dans notre temps, c'est que beaucoup de jeunes s'engagent maintenant pour l'écologie, pour préserver notre planète. Un autre signe d'espérance. Eh, nell'ecologia per, per preservare il nostro pianeta. Il y a de multiples iniziatives locales maintenant. Bien sûr, cela ne suffit pas, il faut des décisions politiques, mais ces initiatives sont prometteurs d'un avenir. Ci sono moltissime iniziative locali che è chiaro non bastano, occorrono anche delle scelte politiche, però queste iniziative sono anche promettenti. E per noi, i croyants, la terra è un dono di Dio, che Dio nous confie. Noi siamo appelés a nous engager in cela. Il y a un réveil parmi i chrétiens per l'engagement ecologico. E per noi cristiani, questo mondo, questo pianeta è dono di Dio, quindi occorre averne cura e vediamo che tra tanti, tanti cristiani ecco, sta crescendo questo impegno per l'ecologia. Le pape Francesco nous a tellement aidés avec l'encyclique Laudato Si que nous nous étudions, nous lisons, nous partageons avec les jeunes. Papa Francesco, ci a molto aiutato con l'encyclica Laudato Si que noi leggiamo, che condividiamo, ecco che riflettiamo con tanti giovani. Et puis un signe d'espérance que sont les personnes. Qui, dans un temps où les clivages, les oppositions dans nos sociétés s'approfondissent, il y a des personnes qui sont artisans de paix, qui essaient de vivre une écoute des, op des, des positions opposées. Poi un altro segno di speranza in questo tempo in cui sono molteplici le divisioni, le contrapposizioni, che ci sono delle persone che si mettono in ascolto e si impegnano anche a, a confrontarsi e incontrare i, i pareri opposti, i contrari. L'ordine delle nostre rencontre europee, toujours alla fine dell'anno, eh, nous cherchons toujours dans la ville, ensemble, avec les paroisses persone che sono un tel signe Quando ci sono gli incontri europei, durante gli incontri europei alla fine d'anno, nelle città dove c'è l'incontro, cerchiamo nelle parrocchie tutte queste persone che vivono e che possono trasmettere questi segni di speranza. a Turin allora, ce possibile vivere un tel Quest'anno Quest'anno non è stato possibile, ma speriamo proprio che l'anno prossimo, o alla fine di quest'anno, ecco, potremo vivere questo incontro a Torino, lo speriamo. Sperare in un tempo favorevole e sfavorevole, era eh, il titolo di questa serata, è anche il, il titolo eh, del Messaggio 2021 della comunità di Tese. Eh, come è possibile vivere concretamente la fraternità oggi in una società che è molto eh, divisa? Sappiamo anche che eh, c'è la divisione, eh, l'indifferenza, eh, cresce nelle nostre, anche nelle nostre comunità cristiane. Sì, ma allo il tempo ci sono tante persone che vivono questa fraternità e senza queste persone il nostro mondo sarà già... Euh... Euh, détruite truites. avec ecco, euh, toutes ces visions d'un autre temps, ci sont tante personnes qui vivent la fraternité. et si ce ci fossero ces personnes, notre monde sarebbe déjà distrutto. nous avons eu des très beaux exemples pendant tout ce temps de la pandémie. je me rappelle notamment au printemps euh, d'une jeune femme mère de famille qui est infirmière à bergamo. Eh, abbiamo avuto dei belli esempi eh, durante questa pandemia e mi ricordo in modo particolare di una giovane donna infermiera a Bergamo. Avec les pour tenir une vie de fraternité. Si è impegnata fino alle ultime forze per resistere, per tenere in una, una vita di fraternità. E l'esempio è Grazie e scriveva questo, che grazie all'aiuto di tante persone, un ospedale in campagna è stato costruito in una settimana. E il aussi le réseau volontaires. Anch'io ho raggiunto tutta questa rete di volontari. J'ai proposé à la municipalité un projet qui a été approuvé. C'est un une ligne téléphonique d'écoute et de soutien pour les personnes seules, âgées, fragiles ou pour tous ceux qui veulent simplement parler avec quelqu'un. Quindi mettere insieme un telefono che, eh, dove ci si poteva mettere all'ascolto e parlare con persone che avevano bisogno ecco, di, di, di incontrare qualcuno. Dans son encyclique sulla fraternité, il Pape François ha che la fraternité è artisanale. E c'è tanta gente che vive cela, c'è l'artisanat de la fraternité. Tisser des liens pour nous soutenir mutuellement. Eh, nella sua enciclica sulla fraternità, Papa Francesco scrive che la fraternità è artigianale, ecco proprio una fraternità artigianale che ecco, crea questi legami che, che ci portano a sostenerci. pas d'autres urgences dans nos sociétés, notamment la situazione dei rifugiati e dei migranti. Abbiamo anche altre emergenze nella nostra società, in modo particolare, tutta la questione dei, dei rifugiati provocano il nostro impegno di fraternità. Non è solo un problema, ma è un'occasione per tessere la fraternità. C'est une chance È una possibilità è una, um, per poter ecco, costruire l'avvenire e il futuro. Noi lo vediamo qui a Tese con i rifugiati che accogliamo, riceviamo tantissimo. E poi anche nella nostra regione si è creata una solidarietà che non abbiamo mai visto prima. Grazie. Tra i tanti eh, testimoni eh, del nostro tempo, del nostro in questo caso anche del secolo scorso, eh, possiamo annoverare eh, Chiara Lubic. Eh, Frera Alois ricordava appunto l'importanza di persone che sono eh, dei costruttori, uomini e donne, di fraternità. Eh, un piccolo video di un minuto eh, dove presentiamo la figura di Chiara Lubic e poi passiamo alle domande. Ho iniziato molto semplicemente nella città di Trento, nell'Alta Italia, nel 1943. Allora a Trento imperversava la guerra. Io mi trovavo con alcune mie compagne nella città. Eravamo molto giovani e ognuno di noi aveva un proprio ideale, come tutte le giovani, da voler raggiungere nella vita. Chi aveva come ideale lo studio, e questo era il caso mio, chi invece formarsi una bella famiglia, chi invece costruirsi una bella casa. Ebbene, proprio la guerra, con le sue bombe, faceva crollare un po' tutte le cose, per cui noi non potevamo raggiungere lo scopo della nostra vita. Sembrava proprio che le circostanze ci facessero una grande lezione, ci dessero una grande predica, e tutto ci dicesse che tutto è vanità delle vanità e che tutto passa. Contemporaneamente a questa visione drammatica delle cose, dentro di noi si faceva strada un'idea che pensiamo un'ispirazione. Ci può essere un ideale che non passa, che nessuna bomba può far crollare. E capimmo immediatamente che sì, c'era un ideale, così. Quest'ideale era Dio. La profezia di Chiara Lubic, Chiara Lubic ha insistito molto sul, sul tema dell'unità dell in un. Una società frammentata, pensiamo anche al, al secolo segnato comunque dalla guerra, dal dopoguerra. Eh, Chiara Lubic è la fondatrice del Movimento dei Focolari, il nostro ospite di oggi, Giuliano Rizzardi, è, è un rappresentante del Movimento dei Focolari, è stato un amministratore, giovanissimo amministratore, eh, per due mandati a IDRO, eletto a soli 23 anni. E la prima domanda che facciamo, Giuliano, è da amministratore, sei stato sindaco, ma anche nella tua vita professionale come avvocato, come ti senti interpellato dal carisma dell'unità di Chiara Lubic? Beh, tu, e, tornando alla do, a quello che dicevi prima, della, del tempo della, questo tempo di, di frammentazione, è no? il tempo che ti è dato proprio di vivere anche per oggi. E, però prima di, di entrare nel, nel merito, eh, riterei forse utile mh, chiarire che eh, Chiara ha insistito molto sul carisma eh, dell'unità perché eh, lei e le sue prime eh, compagne si sono eh, sentite chiamate a vivere eh, solo ed, ed unicamente in funzione eh, di questo ideale in particolare per testimoniare al mondo ciò che è il fulcro del testamento oh, spirituale di Gesù, che è espresso in un uh, versetto molto incisivo del Vangelo di Giovanni, eh, che tutti siano uno. E è poi significativo che questa mh, scoperta sia stata fatta uh, proprio sotto le bombe. Nella, nella seconda guerra mondiale, nel momento in cui il mondo raggiungeva, eh, quando il male raggiungeva il suo apice e quando tutto crollava, come eh, Chiara ben ricordava nel filmato appena mandato in onda, compresi i sogni e i progetti di lei e delle sue prime compagne. Diventa pertanto interessante eh, chiedersi come sia stato possibile che eh, queste ragazze abbiano potuto venire a capo di un paradosso così eh, insuperabile, cioè da un lato la promessa e il sogno di Dio che tutti siano uno e eh, dall'altro la realtà umana con il suo carico eh, di male abissale di cui l'uomo in certi frangenti diventa capace. E di compiere. Ebbene, nel film che è stato mandato in onda dalla Rai di eh, recente e che ha anche riscosso un notevole successo di pubblico, ci sono alcune scene emblematiche nelle quali si dà conto di come questo paradosso sia stato superato da queste ragazze semplicemente mettendosi a volersi bene tra di loro e nel prendersi concretamente cura eh, degli altri. In particolare nell'amore nella, nell reciproco sperimentano la presenza reale del risorto in mezzo eh, a loro e allora scoprono e comprendono che il Vangelo non è una favoletta, non sono parole umane come le altre, ma che il Vangelo eh, radicalmente vissuto è capace di generare gioia, di pace ed energie nuove che diventano a tal punto contagiose eh, che creano un effetto moltiplicatore del bene. Frère Roger stesso mi pare che amasse ripetere che un piccolo grumo di uomini e di donne che si vogliono bene possono cambiare il corso della storia e reinventare il mondo. Ma ancora più Chiara Lubick scopre, sempre vivendolo sulla sua pelle, che Dio è presente non solo nella gioia dell'amore reciproco, come abbiamo visto nelle immagini di Tasé, ma è andata in onda, ma anche nel dolore, nel male, nella divisione, nelle prove, nelle fatica, nelle eh, delusioni che, eh, piccoli e grandi, ciascuno di noi vive nella propria vita. Da qui un, un altro caposaldo fondamentale messo in luce dal carisma dell'unità, accogliere il dolore ed il negativo che ciascuno di noi sperimenta nella propria vita come se si trattasse di abbracciare Gesù abbandonato. Perché come Gesù abbandonato e qui è un punto molto rilevante, è realmente risolto alla vita ultraterrena ed escatologica Così egli stesso diventa il tramite per immettere nella storia, attraverso gli uomini di buona volontà, un principio reale di trasformazione e di cambiamento. Per tornare al film, una scena molto bella ed esemplare è stata ad esempio quando si vede Chiara che crolla dopo la decisione del Santo Ufficio di allontanarlo dalla responsabilità del movimento. E come appena risvegliata, la prima scelta che di scapo tutto compie è quella di rassegnare le sue dimissioni. Ben sappiamo poi come da quella prova dolorosa accolta eh, per amore siano arrivati frutti abbondanti per il nascente movimento. Allora, alla luce di ciò direi che, come laico, ciò che mi interpella del carisma dell'unità è proprio quel provare a sperimentare la concretezza. Di percorsi e soluzioni possibili per provare ad attivare processi, a non rimanere passivi ed indifferenti o succube degli eventi, ben sapendo che, come ci ricorda un grande martire della Repubblica Italiana che è stato Aldo Moro, non è comunque nel destino dell'uomo realizzare su questa pace. La terra, e la, la, la giustizia e la pace, ma di averne sempre fame e sete ed è comunque un grande destino. In particolare nel mio ambito professionale, ciò si traduce nel raccogliere la sfida quotidiana di abitare i conflitti e eh, cercare di eh, trovare le soluzioni più adatte ed eque per i singoli casi. Cammino della giustizia è un cammino faticoso e complesso, ma quando eh, si compie, può infatti contribuire ad avvicinare eh, le parti, a superare le, le fratture e a creare le basi perché col tempo si sviluppino rapporti migliori. Da sindaco invece ho avuto modo di sperimentare come l'armonia sociale crea eh, sviluppo e valore aggiunto, come se le cose. Eh, si facciano da sole quasi magicamente e come la divisione che attenzione non è il conflitto ma è eh, il suo epilogo in negativo invece eh, disperde brucia energie e risorse e diventa solo fonte di eh, chiusure e di regressione Grazie Giuliano. A proposito di, di divisione, siamo eh, alla vigilia della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, eh, settimana che inizia il 18 gennaio. Scorreranno anche eh, le iniziative della Diocesi di Brescia. Rimanete nel mio amore, produrrete molto frutto. Don Claudio, un po' una sintesi del programma di queste iniziative: qual è il senso di questa settimana anche per le comunità eh, cattoliche che abitano Brescia? È l'occasione di. Conoscere altre, altre confessioni. Sì, effettivamente la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che è ormai è, è molto datata quindi a tantissimi anni che c'è. A Brescia è stata celebrata per la prima volta nel 1924 presso la Chiesa della Pace. e è una settimana che eh, presentiamo noi a livello d'ufficio diocesano delle proposte per aiutare un po' le persone a riflettere: intanto a prendere coscienza che i cristiani sono divisi e che quindi eh, davvero occorre. Eh, Così, un darsi da fare per trovare un cammino di unità. Ma il cammino di unità non è solo nei massimi sistemi, quindi tra le confessioni cristiane appena, ma la settimana di preghiera per l'unità cristiana deve portarci anche a riflettere sulle piccole e tante divisioni che esistono nelle nostre comunità. Quindi cominciare a costruire la riconciliazione là dove noi viviamo per poi allargarci sempre di più nell'ambito ecclesiale, quindi anche verso le altre confessioni. Il, eh, ogni anno c'è un tema proposto per questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che è preparato ecco, da gruppi di chiese e quest'anno in maniera molto eccezionale invece è stato preparato da una comunità di religiose, sono le suore di Grandchamps, questa comunità svizzera vicino a Neuchâtel, che tra l'altro è bello che sia proprio quest'anno con la presenza anche di Fr. Alois in, in diretta con noi, perché eh, nasce agli inizi degli anni 30 questo gruppetto di donne che si mettono insieme, ma che subito entreranno agli inizi degli anni 40 in contatto con Frère Roger e a partire praticamente dagli inizi del 1950, gli anni 50, assumono gli scritti fondatori della comunità di Tese come eh, norma, un po' regola della loro vita. Quindi eh, molto unite alla comunità di Tese, diversi fratelli vivono ancora eh, dei momenti con loro anche di formazione, di ritiri spirituali, li accompagnano in questo cammino. Quindi è proprio un po' quello che è, è la passione ecumenica che Frère Roger ha sempre vissuto e che la comunità di Tese continua a vivere, che anche queste suore che sono messi insieme di diverse confessioni eh, provenienti dalla Riforma e poi hanno creato questa comunità ecumenica che sono un gruppo di donne non molto numeroso, ma che comunque sta facendo un lavoro molto efficace. E quest'anno ha preparato loro questo tema, che noi abbiamo declinato un po' nello stile abituale. Avremo un incontro presso la Chiesa Valdese giovedì 21 gennaio alla sera, dove celebreremo proprio la preghiera, la veglia ecumenica della parola, così come ce l'hanno proposta queste sorelle. L'abbiamo adattata solo per i tempi, e in quanto abbiamo il coprifuoco alle 22, quindi non possiamo dilungarci molto, però abbiamo mantenuto lo schema che queste sorelle ci propongono come preghiera per l'unità dei cristiani. Poi il sabato 23 saremo presso i. I nostri fratelli ortodossi rumeni all'abbadia, dove parteciperemo ai vespri della comunità ortodossa rumena guidata da padre Ioan Cirlan. Domenica abbiamo ormai una consuetudine che il vicario generale partecipa, andiamo, partecipiamo al culto dei Valdesi e il commento della parola, l'omelia, la predicazione viene fatta dal vicario generale. Mentre alla sera, sempre della domenica, presso la chiesa della pace, che è stato un po' il luogo dove l'ecumenismo è nato a Brescia con i padri della pace, ricordiamo padre Bevilacqua, padre Manziana, ecco lì, ci sarà l'Eucaristia e eh, dopo la comunione, i riti di comunione, il pastore Valdese, che è nuovo, appena arrivato, è stato presentato da poco anche dalla Voce del Popolo, eh, terrà lui la predicazione per quanto riguarda questa eh, settimana, di, sul tema della settimana di preghiera per la dei cristiani. Questi sono gli appuntamenti ufficiali. Lunedì sera invece anticipiamo, o meglio posticipiamo di un giorno, eh, quello che è il dialogo cattolico ebraico con la riflessione sul libro sulla Megillot del, del Coelet e ci sarà un intervento a due che, che viene poi proposto eh, via, in linea online eh, tra il nostro vescovo Pierantonio e il dottor Vittorio Robiati Bendaud Già da anni invitiamo in questa occasione e così sentiamo le due voci, cattolica e ebraica, a commento di questo libro del, del Primo Testamento. Mentre parlava Don Claudio avete visto anche le immagini eh, di alcune celebrazioni della parola eh, nella nostra diocesi. Avete visto appunto l'immagine anche della pastora valdese Anne Zell che come diceva Don Claudio è... è è andata a un nuovo incarico a Como è stata sostituita da, dal pastore eh, Dino Magri. Eh, Frera Alois, eh, il, voi incontrate ogni giorno eh, molti giovani e eh, dialogate con loro in un mondo dove i legami sono sempre più labili. Come affidarsi, come fidarsi di una presenza diventa forse ancora un po' più complicato fidarsi di una presenza, in questo caso parliamo di Dio. Oui, c'est essentiel trouver une communion personnelle avec Dieu, trouver la confiance en Dieu. fiducia Et dans notre société qui est tellement éclatée, les jeunes souvent n'ont pas assez de repères pour construire avec confiance leur avenir. E nella nostra società così dispersa, tante volte i giovani eh, non hanno un punto di riferimento, fanno fatica a trovare un punto di riferimento per recuperare ecco, un po' questo, eh, questa centralità. Noi vediamo qui a Tese che eh, c'è una sete, c'è una sete spirituale. Ma souvent des jeunes sont seuls. Se non sono inracinati nell'Eglise, in un movimento o nella parrocchia, si sentono soli con la loro soif spirituale. Ma sovente i giovani sono soli, se non sono radicati in una parrocchia, in un movimento, ecco, eh, sovente sono proprio soli e nella loro sete spirituale. Et pour beaucoup, la foi, l'expression de la foi, s'est pas développée. La compréhension de la foi est restée avec des images presque de l'enfance parfois. Et pour beaucoup, la n'est pas développée, elle reste encore liée à des images de Alors, qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qui peut aider Notre expérience est quand des jeunes se rassemblent dans une dans des rencontres pas seulement des grandes rencontres où on est joyeux ensemble mais des vraies rencontres d'amitié les cœurs s'ouvrent. Ecco noi vediamo che quando i giovani si riuniscono, si incontrano non solo nei grandi incontri, ma anche in incontri eh, così eh, normali e eh, ci sono dei legami di amicizia, ecco che allora qualcosa si apre. Si le jeunes découvrent l'église comme un lieu d'amitié. Où ils sont acceptés, où on peut se faire confiance les uns aux autres, alors la confiance en Dieu devient plus facile. Ecco, se si, eh, i giovani trovano nella chiesa un luogo dove eh, c'è questa amicizia, dove c'è una fiducia reciproca. Ecco, alors è eh, davvero c'è un'apertura un che al Cristo et una una crescita. Et alors, certains vraiment prennent le risque de la foi, de, le risque de la confiance en Dieu dans toutes les situations de la vie, dans les souffrances comme dans la joie. Alors, certains prennent le risque, assument le risque de la fiducia, le risque de la fede, et, donc, assument des impegni dans la fede. L'important, c'est de soigner une relation personnelle avec Dieu. L'importante è avere cura di una relazione personale con Dio. De ne plus les Ils une foi Molti giovani non seguono più le tradizioni oggi, vogliono scoprire una relazione personale. E è difficile perché euh, la fede non può solo essere una procedura. individuel, isolé des autres. Et c'est difficile parce que la foi ne peut être solo un chemin, une pratique individuelle isolée des autres. L'accueillir, no, écouter les jeunes, écouter ce qu'ils traversent dans la vie, ce qu'ils traversent aussi dans les souffrances, les accueillir avec leur joie et leur souffrance, là ils peuvent alors trouver un tremplin Per osare la confianza della Fua. Ecco, occorre mettersi, accoglierli, rimettersi in ascolto, in ascolto delle difficoltà, delle fatiche, delle gioie che attraversano la loro vita. E allora, ecco, possono eh, trovare una fiducia eh, da vivere, una fiducia in Dio. Grazie, Fer Alois. Eh, come favorire nella quotidianità. Un, un dialogo ecumenico, un cammino ecumenico. Eh, partiamo eh, proprio dall'esperienza del movimento dei focolari sul nostro territorio, Giuliano. Ma, premetto Claudio. che questo non è ovviamente il mio campo e non ho eh, esperienze eh, dirette e specifiche da poter offrire. Eh, posso però dire che il movimento dei focolari è impegnato da, da oltre 50 anni su tale, tale fronte, eh, tanto che la prima cittadella ecumenica venne creata a Ottmaring in Germania ancora nel 1968. All'origine infatti Chiara Lubic non aveva per nulla la consapevolezza che il suo movimento fosse eh, destinato a diventare eh, ecumenico. Cioè è nato piuttosto come una conseguenza spontanea del carisma dell'unità e dalla fisionomia di una spiritualità di comunione che nasce dal basso, dalla vita, e diventa poi capace di costruire relazioni amicali, come diceva prima Frère Aloise. Reti, punti, eh, sciogliendo eh, pregiudizi e incomprensioni. In, in, in particolare, nel confronto con eh, le altre confessioni, eh, viene scoperto che il dialogo della vita, eh, quale primato dell'esistenza evangelica, è la chiave di volta per creare le condizioni di avvicinamento eh, tra le varie chiese. E oggi è peraltro il Papa Francesco che ci ricorda che il principio di realtà è superiore eh, all'idea. Gradualmente poi questo dialogo di vita è diventato dialogo di popolo, tanto che oggi eh, il movimento include cristiani appartenenti a, a circa 350 eh, chiese. Eh, nello specifico ecco, vorrei ricordare il rapporto straordinario che Chiara ha avuto con Atenagora per le, per le positive ripercussioni tra eh, le due chiese, cattolica e ortodossa, e come i rapporti di stima eh, reciproca con gli ortodossi siano poi proseguiti, tanto che l'attuale patriarca Bartolomeo I venne a farle visita poco prima che morisse e nell'ottobre del 2020 ha visitato la sua tomba nell'occasione del centenario. Presso poi l'Università Sofia di Lopiano è stata inoltre istituita nel 2017 la Cattedra Ecumenica Internazionale dedicata proprio alla figura di Atenagora e di Chiara Rubic. Eh, mi preme infine eh, precisare che questo dialogo eh, della vita e di popolo eh, non intende per nulla mettere in secondo piano le questioni teologiche e dottrinali che caratterizzano le varie confessioni, ma diventa casomai la via maestra per poterle affrontare e comprendere in una luce nuova. Eh, ciò si trova ben espresso in una sintesi molto efficace di una vescovo e teologo Klaus Emmer che è scomparso anni fa e che vorrei, ehm, se mi è possibile, eh, citare perché la ritengo eh, fondamentale. Su, lui dice, sulla base della reciprocità dell'amore abbiamo un particolare accesso alla verità. Questo non si sostituisce al lavoro teologico, ma lo rende possibile. Altrimenti mi fermo a contrapporre una formula a un'altra formula, invece di comprendere perché l'altro pensa in quel modo. Devo pensare ciò che penso con grande fedeltà alla mia Chiesa, ma devo spiegare all'altro con amore la mia posizione e capire la motivazione per cui è diverso da me. Così si aprono nuove vie di comunicazione perdonare la verità nella reciprocità, maturando insieme nella conoscenza della verità tutta intera. Ecco, questo può essere un percorso concreto per arrivare a una maggiore comprensione tra le, le diverse confessioni. Grazie. Eh, Don Claudio, eh, prima di passare ancora a Ferrara Aloisi, eh, velocemente il cammino fatto a livello diocesano. Qual è, qual è il punto? Come, come stiamo camminando con le altre chiese e che cosa fare per favorire concretamente il dialogo? Allora, per quanto riguarda la nostra esperienza bresciana, io mi occupo ormai da 15 anni di ecumenismo in diocesi, eh, mi è parso importante innanzitutto promuovere una conoscenza reciproca. C'era molta ignoranza eh, gli uni degli altri, ecco. E poi le solite domande molto banali, le differenze che ci sono. Invece, ecco, abbiamo cercato con la conoscenza reciproca di spingere di più su lo scoprire, intanto, che abbiamo in comune Cristo, e questo non è poca cosa, e, e che quindi più cerchiamo Cristo e ognuno secondo la sua diversità e, le, e quello che è la sua storia e con noi ci avviciniamo gli uni agli altri. Quindi era importante che eh, noi cattolici, visto che siamo la maggioranza qui a Brescia, eh, conoscessimo chi sono gli ortodossi, quali sono le loro tradizioni, eh, come pregano eh, e così anche per quanto riguarda la rappresentanza della riforma, che per noi è la Chiesa Valdese in modo particolare ecco, come presenza significativa in diocesi, eh, capire anche un po' eh, l'origine, la tradizione di questa Chiesa nel contesto poi anche della riforma e abbiamo visto che nel cammino di conoscenza di questi 15 anni sono nate, ecco ritorniamo un po' al tema che sottolineava eh, Ferralois prima, delle belle amicizie e nell'amicizia vediamo che riusciamo a incontrarci non solo per fare dei discorsi di ecumenismo, ma anche solo per dei gesti di cordialità e, e della gioia dello stare insieme, ma poi possiamo anche trovarci, soprattutto per condividere una preghiera, condividere l'ascolto della parola e, e camminare insieme pur nella diversità, che è la vera ricchezza ecco in questo momento. Quindi eh, penso che sia ancora questo il cammino che dobbiamo fare come diocesi. Soprattutto oggi che ci sono eh, in mezzo a noi eh, in modo particolare molti ortodossi, pensiamo che abbiamo qui oltre 25.000 rumeni eh, e quindi diventa per noi un'occasione grande per conoscere la Chiesa ortodossa e conoscere le tradizioni dell'Oriente cristiano, quell'altro polmone, come diceva eh, Papa Giovanni Paolo II della Chiesa, e poi anche grazie un po' alla Chiesa Valdese e un anche ai luterani del lago di Garda, ecco, conoscere anche tutto quello, quel mondo che proviene dalla riforma, cercare di capirlo, ma non per star lì a sottolineare le diversità, ma per cercare di cogliere quello che davvero abbiamo in comune e condividiamo e che ci porta a camminare insieme nella ricerca della riconciliazione e dell'unità. Grazie, don Claudio. Frère Aloise, come favorire questo dialogo partendo proprio dalla relazione, dai rapporti anche proprio di amicizia? E le faccio a lei questa domanda, vista anche l'esperienza della comunità di Tese, luogo di incontro. Oui, sono d'accordo. Je peux souligner tout à fait ce qui a été dit, che les rencontres sont nécessaires de faire connaissance les uns des autres. J'ai grande confiance che les jeunes. Peuvent provoquer un sursaut maintenant dans l'écuménisme. Le pape François avait une très belle parole quand il parlait des jeunes à Constantinople quand il a visité le patriarche Bartholomé. Je voudrais le citer. Ecco, eh, sottolineo e approvo tutto quello che è stato adesso, detto finora, per quanto riguarda de dell'incontro. Gli uni degli, con gli altri e dalla conoscenza reciproca. E i giovani ci stanno facendo anche fare un soprassalto in questa direzione, eh, nell'incontro nell e nella conoscenza. Vorrei eh, mettere in evidenza e dire quello che Papa Francesco ha detto ai giovani a Costantinopoli quando ha reso visita al Patriarcato. Il detto: Le jeunes aujourd'hui nous demandent de faire des pas en avant vers la pleine communion. E il Papa ha detto che i giovani oggi ci chiedono di fare un passo in avanti nella piena comunione. Ce è pas parce la des qui nous encore, non è perché eh, non conoscono il significato delle separazioni che ancora ci sono, ma perché qu'ils savent voir au-delà. Ils sont capables de recueillir l'essentiel qui déjà nous unit ma perché sono capaci a vedere oltre, sanno già cogliere l'essenziale che ci unisce. Aux, euh, ecco, pregare insieme, incontrarsi, ecco proprio è un cammino che eh, ci porta e ci facilita poi a un incontro ecco, di, di, di unione. mais vraiment reconnaître que les autres sont des chrétiens authentiquement et que leur communauté est une communauté chrétienne authentiquement, et même nous... si il y a des formes très différentes. Et nous devons reconnaître que, que les autres sont authentiquement chrétiens, que leurs communautés sont authentiquement chrétiennes, même si nous avons des modi differenti per C'est notre expérience à Nous prions ensemble trois fois par jour. Nous venons alors déjà, le Christ nous unit dans une prière commune. È la nostra esperienza a Tese, dove ci troviamo tre volte al giorno per la preghiera, veniamo da, da confessioni diverse e quindi vediamo che il Cristo già ci unisce. Grazie a Frère Alois. Eh, continuiamo, ci avviciniamo verso la conclusione perché il, il tempo corre. Avevamo chiesto 45 minuti anche disponibilità a Frere Alois. Vi ricordiamo che l'intervista a Frère Alois verrà raccontata anche sul prossimo numero del settimanale diocesano, La Voce del Popolo, in uscita giovedì prossimo. Eh, Giuliano, siamo arrivati all'ultima domanda. Una domanda eh, che eh, eh, è sempre più attuale perché parliamo di unità in politica. Sappiamo che la politica eh, spesso è fronte di, di divisione e di, di conflitto. Oggi l'umano subisce una doppia frattura, l'irruzione dell'inumano e l'emergere del postumano. Sono i due fronti di una sfida mortale, afferma Marco Revelli, in Umano, Inumano, Inumano, Postumano, un libro di Einaudi. Il movimento politico per l'unità è uno straordinario laboratorio eh, che riesce a mettere insieme persone eh, con estrazioni anche politiche diverse che cercano di trovare un punto d'incontro, un punto eh, importante dal quale camminare insieme e arrivare anche a dei risultati su grandi, su grandi temi. Eh, da questo punto di vista, la vostra esperienza sul nostro territorio, ma in generale come questo laboratorio sta procedendo il, il suo servizio? La riflessione proposta da, 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 da Revelli è profonda e, e è molto inquietante, ci deve eh, veramente allertare. L'inumano è la disumanità di, di, di Auschwitz e delle tragiche morti del, eh, dei migranti nel Mediterraneo, come ci ricorda l'autore. Il postumano è il potere eh, sconfinato della tecnica di manipolare la stessa natura umana e di replicarne i contenuti. In particolare l'autore che hai citato eh, ammonisce come oggi assistiamo a un uh, radicale rovesciamento dei valori, in forza uh, del quale ciò che era vizio, l'indifferenza del prossimo, diventa una virtù. Ciò che, eh, era, che è virtù, il prendersi cura, diventa vizio e ciò che è umanità diventa addirittura uh, reato. A riguardo mi viene in mente un'affermazione um, un di Bocca e che è un illustre giurista tedesco morto lo scorso anno, il quale sosteneva che lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che esso di per sé non può giustificare né garantire. Tali presupposti sono costituiti dai grandi valori di libertà, di uguaglianza, di fraternità di dignità di ciascuna persona umana, valori che si sono uh, formati nel corso di una storia millenaria grazie alle grandi eh, tradizioni e filosofie umanistiche e soprattutto grazie al ruolo svolto uh, dal cristianesimo e che secoralizzandosi sono poi diventati il su substrato delle nostre moderne democrazie. Ma proprio il progressivo distaccamento delle democrazie dalle fonti vitali, religiose e culturali da cui questi valori sono scaturiti, costituisce la ragione di fondo delle loro intrinseche debolezze eh, attuali, dopo che lo stesso concetto di nazione ha dimostrato di essere un collante debole per la coesione eh, sociale. L'insorgere dei, dei populismi e il recente eh, assalto al congresso americano eh, ci hanno dimostrato in modo molto eloquente come le democrazie restano appese ad un filo ed il nostro futuro appare eh, sempre più oscuro ed incerto. Ed ecco allora eh, la sfida centrale che abbiamo davanti quella di rivitalizzare quei valori di fondo capaci di tenere insieme eh, le comunità politiche, prima ancora dei meccanismi procedurali e formali dello Stato di diritto, che sono destinati a sopperire e a rivelarsi inefficaci se questo consenso di fondo non viene costantemente alimentato. Ecco, il Movimento Politico dell'Unità nasce nel 1996 dal carisma dell'unità proprio come risposta alle crisi delle democrazie, nella consapevolezza che il processo democratico non può per l'appunto esaurirsi eh, nelle procedure formali, ma presuppone l'educazione al dialogo e al pensiero politico, il metodo non violento per la risoluzione dei conflitti, la responsabilità individuale e sociale per la giustizia, il bene comune e la pace. Il movimento politico per l'unità è in particolare impegnato a mettere in atto buone pratiche di partecipazione e di sviluppo alla cittadinanza attiva, facendo in particolare applicazione dei principi di fraternità universale, di interdipendenza, di eh, destino comune che comportano l'abituarci a, a ricercare il bene degli altri come se fosse il nostro. Mi preme qui ricordare il progetto e la campagna di sensibilizzazione Dare to Care, eh, osare prendersi cura in corso quest'anno e che in sintonia con l'enciclica Fratelli tutti e il messaggio di Papa Francesco alla 64esima Giornata Mondiale della Pace 2021 che ha proprio come tema la cultura della cura come percorso di eh, pace vede attive diverse azioni ed iniziative concrete portate avanti in particolare dai giovani e dai ragazzi sul motto eh, imparare, agire e condividere. A riguardo, però, riterrei eh, centrale e fondamentale la spinta che può derivare dall'ecumenismo per dare uh, un'anima e un volto umano alle nostre comunità e in particolare per l'avanzamento del processo di costruzione dell'unità eh, dell'Europa e della pace nel mondo. In tale ambito eh, vorrei ricordare l'iniziativa Insieme per l'Europa sorta nel 1999 quando la Federazione Luterana Mondiale e la Chiesa Cattolica siglarono la dichiarazione congiunta della dottrina della... Pubblica giustificazione e che vede riunite da oltre vent'anni eh, ben 300 comunità cristiane e movimenti di diverse chiese impegnate a collaborare per promuovere la pace, il bene comune, la difesa della vita, dell'ambiente e del creato e un'economia equa e sostenibile. Mi pare che siano queste le eh, direttrici di marcia, insomma. Grazie. Le attualità, le domande, gli incontri dei cristiani nella città trovano uno spazio di confronto in questo format che avete avuto l'opportunità di ascoltare Voci nella Gorà, un format nato dal nostro settimanale in collaborazione con il vicariato per la pastorale e i laici. È la prima di tante serate, speriamo nel nelle quali cercheremo di raccontare il, il nostro territorio, ma anche con uno sguardo eh, universale, e quindi ringraziamo eh, enormemente per la sua presenza Ferrero Alois, priore della comunità di Tese le sue parole, per le sue parole di speranza ci ha ricordato come sottolinea il messaggio 2021 della comunità monastica che si può davvero sperare anche in questo tempo favorevole ma anche sfavorevole, sperare è possibile e ci sono dei bei esempi che ci aiutano a camminare in questa direzione. Ringrazio anche Don Claudio Zanardini, vice direttore dell'Ufficio per l'ecumenismo, e Giuliano Rizzardi del Movimento dei Focolari. L'incontro si può rivedere anche sul nostro canale YouTube, vi invitiamo a, a diffondere questa serata e appunto a seminare speranza. E da Luciano Zanardini grazie a tutti per l'ascolto.